Ho provato ad autoconvincermi che la mia squadra non fosse quella di Trestina. Oggi mi hanno dato dimostrazione che invece probabilmente mi sbagliavo. Poi purtroppo quando troviamo davanti squadre anche probabilmente con valori tecnici, sicuramente non da prima della classe, ma che mettono in campo qualcosa in più sotto aspetto caratteriale, sotto aspetto del temperamento. E noi non riusciamo mai a far svoltare la partita dalla nostra parte. E questo, insomma, è un limite, evidentemente, non ci riesce a fare questo benedetto salto in avanti. E come a Trestina si era messa anche nel binario giusto perché avevamo sbloccato a nostro favore. Però, ragazzi, siamo sempre a ripetere le stesse cose. Io cioè, a sto punto è giusto che io metta un po' di pressione a quei giocatori che è giusto che devono avere il peso sulle spalle della squadra. Mi riferisco a quelli più vecchi, perché non si può prendere il primo e il secondo gol come l'abbiamo preso noi. Cioè il Villabiaso si doveva fare gol in un'altra maniera. Quindi, però questo è. Trestina abbiamo detto le stesse cose, quindi prendiamoci questo risultato. Premetto che il Villabiaso poi alla fine ha meritato di vincere, perché i gol li ha fatti, noi non li abbiamo fatti, quindi assolutamente adesso. Evidentemente la squadra ha deciso di vivacchiare fino alla fine della partita. Devono sapere però che non è il modo di pensare il loro allenatore, perché io lotto fino alla fine. Però cioè, da questo tiro fuori, ad esempio, due giocatori, Pandolfi e Tofoni, che sono l'esempio in positivo di questa squadra. Lottassero tutti e giocassero con l'attenzione che hanno questi due ragazzi, avremmo 7-8 punti in più in classifica. Hai cercato anche un po' di trovare qualcosa con i cambi, ma poca No, sono stato, cosa. a dire la verità, sono stato costretto perché c'è Marchegiani che non ce l'avevo e Tomassini, diciamo che è in un periodo di forma non splendido. Poi non si è allenato venerdì e ieri ha fatto una rifinitura che diciamo non, insomma, non ero convinto neanche di farlo entrare. Quindi detto questo, un po' le cose erano lì, potevamo fare quello. Sono contento anche di Vittorio che ha fatto la sua prima partita titolare. Mi spiace perché poteva fare anche gol, è capitata la palla per farlo. Ha lottato, credo che sia stata una prova positiva da parte sua. Peccato che ha incontrato la giornata storta della squadra in generale. Questo salto di maturità quest'anno proprio non c'è. Ma non lo so, io posso fare fino a un certo punto. Più di metterli nelle condizioni di cercare di evitare gli errori che si fanno, che si sono fatti fino adesso, e metterli in guardia del fatto che il girone di ritorno andavamo ad affrontare squadre, soprattutto quelle che lottano per la salvezza, che non sarebbero state quelle del girone d'andata. Vuoi perché hanno cambiato, vuoi perché quando comincia a mancarti un po' di ossigeno, è chiaro che ci mettono quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale, quello che manca un pochetto a noi per fare questo salto di qualità. Perché in effetti ce la giochiamo. Devo dire che il primo tempo, insomma, se lo finivano un buon vantaggio, non avevamo rubato niente. E anche il secondo tempo, i primi 15 minuti, eravamo partiti bene perché eravamo sempre a metà campo. Purtroppo queste palle lunghe, è chiaro che basta una disattenzione. Siamo andati sotto, poi adesso è un periodo che all'andata avevamo recuperato tante Sì, partite andando sì. sotto, invece adesso ci capita il contrario. Quindi è un po' il periodo così. Tu pensi che i tuoi giocatori ormai non pensino all'obiettivo playoff, la salvezza quasi raggiunta, quindi, cioè finire il prima possibile questo campionato, questo è il loro obiettivo, cosa che hai detto non è il tuo. No, ma evidentemente c'è chi piace viaggiare con filo di gas, c'è chi invece cerca di. Io sono fatto diversamente. C'è un obiettivo lì davanti a portata di mano e cerco di far di tutto per raggiungerlo, ma anche per una soddisfazione personale, perché insomma, per come eravamo partiti, che ci davano tutti come un grandissimo punto interrogativo, insomma, praticamente abbiamo 38 punti a 8 giornate alla fine, quindi l'anno scorso eravamo messi nettamente peggio. Sì, quello quindi, però ancora questi punti che mancano, bisogna farli. È un peccato che potevo accettare la prestazione di Trestina e non la seconda consecutiva in trasferta come quella di oggi. possiamo dire che con Trestina e col Villabiaggio comunque i punti gliel'hai concessi, si devono Ah, salvare con altri, almeno no? non si può dire che non abbiamo dato una mano alle ombre. Ecco. Noi,
da questo punto di vista abbia fatto il nostro. Penso che affrontavamo una squadra molto temibile, con una squadra veramente di giovani molto interessanti, che fa un gran gioco e l'ha dimostrato anche oggi. Solo che oggi il Villa Biagio aveva delle motivazioni diverse, il doppio delle motivazioni del Gualdo, e quindi alla fine abbiamo vinto, penso meritatamente, con stralci di gioco, con palla a terra. Non è che abbiamo rubato niente, insomma. Assolutamente, no, il risultato non fa una piega. Poi eravate andati anche sotto, quindi era una squadra che si poteva disunire, invece siete stati bravi. Sì, ancora più importante perché andando sotto le altre partite non hanno fatto quella reazione come oggi. Oggi invece ho visto in crescita la squadra anche a livello fisico, è andato molto di più, ma soprattutto a livello proprio sia tattico che tecnico sono saliti di tono e tutti i giocatori hanno dato il massimo. Cosa hai contribuito? Qual è, diciamo, il segreto, se c'è un segreto, visto che questa squadra ha ritrovato un po' il gruppo, ha ritrovato se stessa, la voglia di pugnare, no? Che nel calcio conta molto. Il segreto è sempre lo stesso, è quello di essere concentrati, di non regalare niente agli avversari, di metterci quella grinta, quella volontà per ottenere risultati. Oggi i ragazzi hanno fatto tutto questo, seguendo anche le direttive precise che avevo dato, e ho visto veramente una squadra che se la può giocare con tutti, perché il Gualdo è una signora squadra, io l'ho seguita anche parecchie volte. Temevo questa squadra, però oggi, ripeto, il Villa Biagio aveva delle Sì. motivazioni troppo forti per non vincere questa partita. Sì, oggi dicevamo proprio, microfoni spenti, che in Casa Esposito qualcuno festeggia, festeggi tu rispetto a tuo figlio, però È sei stato stata contento di rivederlo, no, è una felicità la mia a metà, perché ho giocato contro mio figlio, è una cosa brutta. no? È la prima volta poi, tra Sì, è la l'altro. prima volta in tanti anni che io ho giocato e ho allenato una cosa del genere. Vedere il figlio dall'altra parte e magari dire anche ai miei giocatori: state attenti Vi fa perché male? attenzione, attenzione. È stata una partita difficile oggi, non vedevo l'ora che passasse questa giornata perché è stata veramente una domenica molto particolare. Anche per lui, penso, perché oggi ha giocato, però sapeva che di là c'era il padre. Ha giocato un pochino Po' distrutto, sottotono, sì. Con il freno a mano tirato. ma è normale, perché io questa settimana non gli ho rivolto neanche la parola perché non abbiamo mai parlato di calcio, proprio per non disturbarlo, perché io nella nostra famiglia la lealtà, io ai miei figli ho insegnato prima di tutto la lealtà in ogni situazione, quindi loro la conoscono molto bene. Lui ha cercato di fare la sua partita come io ho fatto la mia. Ho vinto io forse avevo bisogno anche più di lui.